35 giorni dopo si torna al Briamasco. Era il 16 dicembre quando il Trento piegava per 3-2 l'Union Feltre in una gara, una delle tante gare di recupero. Mentre oggi finalmente si gioca una gara regolare, una gara di campionato. È la 15ª giornata della fase ascendente di torneo. Al Briamasco si affrontano il Trento e l'Adriese. Pertinazzi ancora, si affida Belcastro, Belcastro può andare all'1 contro 1, ancora Pertinazzi, sovrapposizione sul fondo, traversone a centrale, il colpo di testa di Aliu, poi c'è una deviazione, c'è la conclusione, la palla a lato di un soffio. Ma ci sono le proteste. Beltrame, attenzione, c'è la sovrapposizione di Scarparo, giocata lunga all'indirizzo di Rosso. Rosso controlla con un braccio, no, l'arbitro dice che si può giocare, poi Rosso cerca la conclusione da distanza siderale. Pinto indietro per Gatto, Gatto a destra per Dionisi, Dionisi al traversone in mezzo, palla morbida sul secondo palo, la palla per Aliu, il colpo di testa non riesce a dare traiettoria. Marangon, Stinazzi protegge il pallone, ma Marangon è bravo, Marangon gli gira attorno, chiede il fallo, attenzione al traversone di Marangon, c'è il colpo di testa di Hermes che manca l'impatto proprio davanti alla porta di Marocco. Attenzione, Gatto sul pallone, il tentativo di battuta, il pallone si stampa contro la barriera, si prendono i riferimenti, Trainotti riesce a tagliare, la palla va proprio sulla testa di Trainotti che colpisce in zucca, c'è una deviazione, Trainotti chiede il Trento in avanti con Belcastro, proprio Belcastro scodella centrale per Osiusi, il colpo di testa, Osiusi viene contrastato, rimane a terra, crediamo sia caduto male dopo il contrasto. Pinto che potrebbe scalare appunto al posto del capitano gialloblu che sta continuando comunque a tenersi accostato. Attenzione in avanti, Beltrame sulla corsia di destra, il traversone ci mette più di una pezza tra i notti, sceglie di correre, ancora lo scambio con Marangon, Marangon lascia scorrere la sfera, attenzione palla per un centrocampista che serve ancora a Marangon, Marangon prova a tenerla in campo, la palla resta in campo, attenzione ancora Rosso, la conclusione sul primo palo. All'intervallo dagli altri campi dopo che sarà finita questa azione con Pilastro che avanza ampie falcate, arriva a tre quarti, tocco per, attenzione Aliup, cercava, intendeva servire Belcastro, la concitazione del momento non ha fatto scegliere la cosa, attenzione, migliore, attenzione in avanti l'Adriese, palla per Marangon in area, c'è un intervento miracoloso di Trainotti che questo vale quanto un gol, scaldando anche praticamente tutti gli effettivi della panchina dell'Adriese, vedremo se il tecnico ospite cambierà qualcosa. Trento che prova adesso a distendersi, adesso rimane a terra, attenzione c'è cartellino rosso ai danni di Pattarello. C'è stato un contrasto, poi un giocatore dell'Adriese che tuttora è a terra. Tangente, adesso dà l'ok, Gatto rientra sul terreno di gioco, prova a distendersi Marangon, la palla a nostro avviso aveva superato, sarà buono così, infatti Dionisi, il traversone tagliato in mezzo all'area, attenzione, non ci arriva per un pelo Aliu, tra mano invece mi sembra di aver visto che il dirigente, la persona per la quale era stato richiesto l'intervento, ha raggiunto, attenzione, Trento in avanti con Trevisan, potrebbe cercare la battuta, così infatti il tiro di Trevisan, la conclusione di Trevisan con il collo esterno destra, un passaggio sul collo esterno, sulla corsia di destra, avanza Dionisi, palla al piede, abbassa la testa e corre più veloce di Cavallari, cross traversone centrale Dionisi, la palla verso Rivi, palla un po' corta, dentro c'è la respinta con il corpo di Caporali, Madriese che ancora in avanti, c'è la conclusione, la palla gira e poi c'è il fuorigioco, fischiato di Gatto per Dionisi, ennesima sgroppata sulla destra di Dionisi, Dionisi viene toccato, c'è l'intervento falloso da parte di Adolori, scatterà il provvedimento disciplinare, sarà cartellino rosso, arriva il cartellino rosso, è stato un intervento a gamba alta, sì. Il direttore di gara farà recuperare qualcosa? No, fischia alla fine, non facendo recuperare assolutamente nulla. Il gioco è rimasto fermo almeno un minuto e quindi di logica si sarebbe dovuto giocare fino al 96esimo, ma tant'è che finisce 0-0 al Briamasco tra Trento e Adriese.